Siamo oggi qui in un convegno sull'innovazione della pubblica amministrazione. Si parlerà sia di aspetti organizzativi, di aspetti normativi, si parlerà anche di aspetti di importanza dell'introduzione delle nuove tecnologie all'interno della macchina amministrativa. Sono processi che non si possono in qualche modo scindere, perché in qualche modo noi abbiamo gli aspetti tecnologici e organizzativi su cui quasi c'è un trasferimento delle conoscenze dal mondo della scienza, dal mondo dell'industria a quello che è il mondo della pubblica amministrazione. Però noi diciamo che questo è un sistema di ottimo che deve raggiungere la pubblica amministrazione, è un sistema di ottimo però vincolato. E da che cosa è vincolato? È vincolato dalla normativa. Cioè non si può pensare a una razionalizzazione, a una riorganizzazione, bisogna tener conto della normativa esistente, che in parte si può modificare, in parte risulta difficile da modificare perché ovviamente è un'integrazione di leggi e norme che nel tempo si sono andate consolidando. Quindi bisogna pensare a prospettive di medio termine, a prospettive di tempo più lungo. In questo senso la Campania si pone come una delle regioni dove in qualche modo l'innovazione è diventata un presupposto di ogni azione amministrativa. Noi abbiamo da poco svolto un bando importante per sostenere i comuni, per sostenere comuni grandi, ma comuni piccoli e comuni medi, ma per la prima volta nei nostri bandi abbiamo dato delle coercizioni all'innovazione. Qual è la coercizione? Che chi aveva avuto i finanziamenti per realizzare in precedenza degli interventi doveva prendere quei finanziamenti effettivamente operativi non solo in un tempo breve, quindi non solo la valutazione dell'investimento, ma sostenibili nel tempo. Quindi se non c'era il sistema delle anagrafi funzionanti non si poteva partecipare al bando. E questa forse è la più grande innovazione, cioè l'innovazione di conoscere gli interventi che si fanno, attribuirli agli enti locali che sono i destinatari della prima interfaccia tra i cittadini e le imprese, però anche poi andarli a valutare, revocarli nel caso in cui siamo fatti male e nel caso in cui siamo fatti bene continuare a sostenere in un processo integrato i processi di innovazione. Questa è la vera innovazione che la macchina amministrativa dovrebbe portare avanti. Ed è un sistema, con questo chiudo, che in Campania va ormai radicato, perché il sistema di aggregazione che abbiamo fatto per i comuni, il sistema di aggregazione che abbiamo chiesto per rendere sostenibili questo processo, è lo stesso che abbiamo portato nel mondo della ricerca, con la creazione dei campus dell'innovazione, che mettono insieme grandi imprese, medie e piccole imprese, e università e centri di ricerca, sempre con la dovuta proporzione, cioè sempre favorendo la crescita di medie e piccole imprese, perché la media e piccola impresa è il tessuto connettivo del nostro paese, accanto alla grande impresa, ma accanto ai centri ricerca e alle università, che sono in realtà il bacino delle conoscenze che deve muovere le azioni. Io chiudo dicendo che in qualche modo mi sento di dire che sulla ricerca e l'innovazione, che sono temi ormai del patrimonio del territorio, temi condivisi, la Campania è una delle regioni di riferimento, uno dei punti fermi non solo del Mezzogiorno ma d'Italia, e quindi ospitare qualunque manifestazione per noi è un modello, un momento di vanto, ma anche un momento di verifica. Cioè abbiamo qui uno stand proprio della regione per far vedere quello che si è fatto, non quello che si farà. Parliamo in questo caso al passato, non parliamo in questo caso al futuro, perché è anche importante avere credibilità rispetto alle azioni che in qualche modo sono già state realizzate. Grazie.